Il corto si chiama semplicemente così, il cortometraggio presentato da Ava d'Arezzo che corona il progetto La banalità del bene, nato per comunicare a tutti, soprattutto alla fascia più giovane della popolazione, il valore della solidarietà e l'esperienza della gratuità nell'aiuto dell'altro. L'Ava è nata oramai quasi 20 anni fa, perché il prossimo anno facciamo appunto i 20 anni di attività. È nata per, per dare un supporto ai pazienti gravi e alle loro famiglie. C'era venuto fuori qui in mente questo progetto, questo tentativo che è stato direi un successo, dove praticamente volevamo coinvolgere i giovani alla cultura del volontariato. Finanziato dalla realtà aretina di CESVOT e messo in piedi tra novembre 2014 ed agosto 2015, il corto è stato realizzato grazie alla disponibilità di giovani volontari con la supervisione e il supporto tecnico di Denis Gonzaga, direttore artistico dell'Associazione Ideatica. Noi abbiamo deciso di utilizzare un metodo forse poco convenzionale per far parlare i ragazzi e i loro coetanei di volontariato, e si è deciso di utilizzare il cinema. Quindi i ragazzi hanno fatto un laboratorio in cui hanno appreso le nozioni di base necessarie per poter realizzare un cortometraggio e hanno raccontato la loro storia. Diciamo che per chi di loro vorrà continuare, spero che qualcuno lo faccia, l'abbiamo dato una specie di assaggio di quello che può essere una scuola di cinema. Alcuni di noi hanno voluto iniziare questo corso per comunque saperne di più sul cinema, e alcuni ovviamente solo per interesse in generale. All'inizio, proprio all'inizio del corso, sono venute varie associazioni, le associazioni che hanno contribuito a mettere in piedi il corso ci hanno maggiormente avvicinato al volontariato, e grazie a questo abbiamo imparato anche che ci sono situazioni di persone che comunque hanno molti più problemi.